Quante sono le probabilità che un meteorite colpisca un essere umano e che questo sopravviva per raccontarlo? Non molte, anzi pochissime, ma è incredibilmente accaduto. Il 30 novembre del 1954 un meteorite entra nell'atmosfera terrestre e si dirige verso una piccola cittadina dell'Alabama negli Stati Uniti. Il boom sonico fa sobbalzare la città. Il meteorite non si disintegra totalmente nell'atmosfera, precipita sul tetto di un'abitazione e lo sfonda. Ann Hodges, una donna di 34 anni, è sdraiata sul divano di casa e sta facendo un sonnellino quando improvvisamente il grosso sasso sfonda il tetto di casa, rimbalza sulla radio e la colpisce sul fianco. La donna non subisce ferite gravi. Il meteorite le provoca un enorme ematoma che in poco tempo si riassorbirà. La notizia della caduta del meteorite fa il giro del paese. Studiosi, ricercatori e giornalisti prendono d'assalto l'abitazione della donna. Resasi conto dell'eccezionalità dell'evento, la donna, vittima dell'incidente, insieme a suo marito, reclamarono la proprietà del meteorite con l'intenzione di venderlo per farne un lauto guadagno. La coppia però viveva in affitto e il padrone di casa, ritenendo che il meteorite fosse caduto nella sua proprietà, si riteneva illegittimo proprietario e portò la coppia in tribunale. La causa durò parecchio tempo. Nel frattempo però l'interesse per il meteorite si spense e con esso anche il suo valore, tant'è che il padrone di casa rinunciò a reclamarne il possesso. La donna non riuscì mai a vendere il meteorite. Un suo vicino di casa, invece, che aveva trovato sul suo terreno un piccolo frammento, riuscì a venderlo, riuscendo a guadagnare una discreta somma che gli permise di comprare una casa e un'automobile. Assistere alla caduta di un meteorite è un evento molto raro, ancor di più esserne colpiti, ma il caso di Anne non è l'unico documentato. In un manoscritto del 1667 è riportato l'episodio a cui assistette lo scienziato Manfredo Settala, il quale raccontò della morte di un monaco francescano colpito da un piccolo meteorite a Milano. Un altro episodio documentato è accaduto in Uganda, dove un ragazzo sarebbe stato colpito alla testa da un frammento del meteorite Mbale. Il ragazzo però non avrebbe riportato ferite, in quanto la caduta del sasso sarebbe stata ammortizzata dalle fronde di un albero. Attualmente il frammento del meteorite che ha colpito la casa di Anne si trova conservato nel Museo di Storia Naturale dell'Alabama, prova dell'evento che colpì la cittadina quell'incredibile giorno di novembre del 1954.